Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare della Flormar. La Flormar è il negozio sempre di make-up che sta in via Torino al numero 57. Vi faccio vedere lo scontrino, così vedete anche il telefono, vedete anche il sito. Questa è l'email se per caso avete bisogno di qualche cosa, chiarimenti, eccetera, eccetera. Allora, iniziamo con quello che ho preso. Allora, la bella cosa della Flormar è che io quando sono andata c'erano anche i prodotti in sconto, cioè c'era questo tipo di sconto. Ogni due o tre, adesso non mi ricordo bene, prodotti make-up che prendevate, quello che costava di meno ve lo regalavano. E infatti tutti questi meno che vedete negli scontrini sono tutti i prodotti che mi hanno regalato. Allora, io ho preso un bel po' di roba. Ho preso i terracotta mono e shadow che sono usciti dopo. Ho preso questo qua, il primo terracotta mono eyeshadow, che è lo 02 e si chiama Lime Tree Green. Questo qua è il colore, sono 5 grammi di prodotto, dura 18 mesi dall'apertura. Questo è il colore, un bel azzurro. E questo è il poi ho preso sempre dei terracotta mono e shadow, lo 05, il Traffic Blue, e questo è il numero E05 Traffic Blue. Questo bellissimo blu. Poi ho preso il rosa, che è la E08, che è questo. Il viola, l'E07 Lavender. Mi piacciono molto questi tre tutti assieme, verrebbe un bellissimo trucco secondo me. Poi il giallo, che non ha un nome ma si chiama solo E11, l'arancione, che non ha un nome neanche lui, però si chiama E10, questo qua, molto bello come arancione, molto carico. Quest'altro azzurro, che è l'E04, e questi sono tutti i colori. Andiamo avanti a parlare della Flormar, visto che mentre stavo facendo la registrazione la scheda era piena e vabbè. Allora, per la Flormar poi ho preso tre tipologie di smalti nuovi, non proprio nuove le tipologie, ma nuovi i colori della linea matte. Ho preso questo, che è l'M32 Silver Jade, questo, che è questo colore qua, allora è matte con micro glitter,
proprio si sono proprio fini, fini, fini. Questa è la prima passata. Adesso vi faccio vedere la seconda passata, poi vedete voi se vi piace di più la prima, se vi basta la prima oppure volete una seconda passata. Lo dobbiamo far asciugare. Tanto mentre che si asciuga, che magari si vede meglio, li vedete i micro glitter, si vedono. Adesso che si asciuga diventerà matto come questo. Comunque questo è il risultato della seconda passata, che secondo me è veramente un bel colore, anche se mi piace di più quello a fianco, che è questo qua, che è sempre della linea matte, ma è l'M24 Rosewood Shine. E sarebbe questo qua. Diciamo, come colore mi piace molto di più. Questa che vi ho fatto vedere è la prima passata. Vi faccio vedere la seconda, però per me già la prima passata va bene. E questa è la seconda passata. Adesso dobbiamo aspettare che si asciughi un attimino. Comunque, questo qua, quello di prima, comunque è molto bello. E questo è il Rosewood Shine, quello che mi piace di più. Come vedete, i micro glitter si vedono. Diciamo, la linea matte con micro glitter devo dire che mi piace. Poi ho preso della linea Satin Matte questi qua, che sono due nuovi colori. Questo qua è l'azzurro, si chiama Sky Blue, GS08 Sky Blue. E sarebbe questo qui, come vedete è molto chiaro. Facciamo una seconda passata e vediamo un po' il risultato. Questi sono anche loro degli smalti con micro glitter. Allora, si chiama Satin Matte, però io di matte non ci vedo proprio niente. E questo è il risultato con la seconda passata. Come vedete, è molto bello. Quindi secondo me si può anche usare da solo. Si può anche usare da solo. Poi, sempre della linea Satin Matte, ho preso questo. E il GS10 si chiama Curry. E la prima passata è questo qua. Adesso ci facciamo una seconda passata e vediamo il risultato. Con la seconda passata, come vedete, il colore è più pieno, più vivace, più brillante, quindi meglio la seconda passata. Questo va bene anche solo la prima, ma questo la seconda passata ci vuole di sicuro. Poi ho preso due nuovi colori della linea Super Shine, questo qua, che è il 14 Violet Pearl, e questo è il colore, però come vedete in certi punti è un po' trasparente, quindi facciamo una seconda passata.
La seconda passata è decisamente meglio, come vedete. Anche il colore è più bello, più vivo, quindi meglio la seconda passata. Poi, sempre della linea Super Shine, ho preso il numero 34, che non gli hanno messo il nome, fa niente. Questa è la prima passata. E decisamente la prima passata non va bene. Facciamo una seconda passata. Anche se devo ammettere che questo colore numero 34 della Super Shine è comunque già lui un colore molto trasparente, perché quando l'ho messo si vedeva che era molto trasparente. Però già la seconda passata già è molto meglio. Anche se io sinceramente adesso farei asciugare e proverei una terza passata. A vedere. Che diciamo, come colore non è brutto, però effettivamente è un po' troppo trasparente. Adesso la seconda passata. Le trasparenze le vedo coperte, però voglio vedere se si riesce a dare una sferzata al colore con una terza passata. Questo è il risultato della terza passata. E si ha un leggero, diciamo, il colore è leggermente più scuro. Quindi mi sa che secondo me con questo colore tre passate sono l'ottimale. E questo è il discorso della Flormar. Questi sono tutti gli smalti della Flormar che ho preso, sono 6. Allora, gli smalti matte 3,50 euro, il satin matte 1,90 e il super shine 2,90. Poi ho preso questo, il radiant pink. Vediamo un po' se lo riesco a trovare quanto costa. 80 pazienza che non lo trovo. €11,90. E questo qua, come mi hanno spiegato, allora, è da mettere sulle labbra. È tipo come un primer da mettere sulle labbra. E ok, e lasciamo asciugare. Questa è la confezione, Radiant Pink Skin Highlighter SPF 15. Questi sono gli ingredienti, spero che si vedano bene. Dodici mesi dall'apertura, sono 18 ml di prodotto. Mi hanno detto che poi si usa con la matita Flormar Waterproof Lip Pencil.
E questo è uno dei prodotti che mi hanno regalato, che se non mi sbaglio costava 1,90 euro, però io qua non lo riesco a vedere. No, purtroppo non lo riesco a vedere. Comunque questo è uno dei 1, 2, 3, 4, 5, 6 prodotti che mi hanno regalato. Poi mi diceva la commessa che si mette la matita. Poi ok, e questa è la matita. Dopo si mette questo Extreme Color of Lacquer. Voi che cosa pensate? Questa tecnica vi sembra un riempitivo? Ditemi voi cosa pensate. A me, diciamo, quando me l'hanno fatto, sinceramente il risultato mi è piaciuto, il colore anche. Poi ho preso della linea Prime and Lips due rossetti, sono 8,90 ciascuno. Ho preso, sono rossetti che durano 8 ore. Sono 3 grammi di prodotto. E la durata è di, diciamo, sì, la durata è 18 mesi dall'apertura. Questo è il rossetto. Bellissimo colore, questo è un corallo che va più sul rosa ed è il PL10 Lady in Sunrise. Gli ingredienti sono questi, spero che riusciate a vederli. Poi, sempre della linea Prime and Lips, ho preso l'altro rossetto. Sono molto simili come vedete. Primer mascara che costa 8,90 e un mascara, diciamo un primer mascara bianco. Sono 11 ml, dura 6 mesi dall'apertura. È bianco, come vedete. Vi consiglio quando lo usate di spazzolarlo per bene così, perché se no vi rimane tutto quel bianco attaccato, sinceramente è troppo. Spazzolatelo per bene, togliete tutti i residui di bianco, perché se no il bianco qua è troppo. Io lo spazzolo per bene. Anche se c'è ancora troppo bianco. E questo lo mettete prima del vostro mascara abituale. E poi dopo mettete il mascara. Allora,
Io ho preso questo prodotto e l'altro prodotto Lush Love My Lash Mascara, questo qua. Love My Lash Mascara, vediamo un po' se lo trovo. $9,95. Prima mettete questo, poi mettete Love My Lash Mascara e vi vengono delle ciglione enormi. Allora, io l'ho preso, però quando l'ho provato sinceramente non sono stata convinta, anche perché diciamo avevo sbagliato il fatto che non avevo spazzolato bene tutto il bianco e quindi si vedeva di più il bianco messo sulle ciglia, e quindi diciamo gli ho voluto dare comunque fiducia e l'ho voluto prendere. Però vi consiglio di spazzolare per bene quasi tutto il bianco e poi dopo di mettere il vostro mascara abituale. Sì, vengono delle ciglione, però sono anche molto doppie, e vi assicuro che quando sono andata a struccarmi ce ne sono voluti di batuffoli per togliere tutto quel mascara, perché in pratica è come se aveste due mascara sopra, se non anche tre. Poi abbiamo questo Love My Lash Mascara, sempre rigorosamente nero perché purtroppo ce li hanno solo neri. Questo è lo scovolino del mascara, diciamo sembra uno scovolino normale come gli altri, però anche lui rilascia meno mascara di quello del primer mascara bianco, però è sempre diciamo da togliere un pochino di prodotto, se no si fanno dei pastrocchi tremendi. Sono 13,5 ml di prodotto, 6 mesi dall'apertura. È un mascara volumizzante. Allora, gli ingredienti sono questi, spero che si riescano a vedere. Questi due sono dei prodotti da riprovare, a vedere se vale veramente la pena, se no so benissimo dove portarli. E questo pure. È un altro prodotto che diciamo ho usato però da Rovia per avere il 25% di sconto, è questo qua. Che proprio. Vi saluto, spero che vi siano piaciuti le novità della Flormar. Vi saluto e vi ricordo che il negozio è in via Torino al 57 a Milano. Vi vorrei salutare, però vi faccio un'altra precisazione. Vi ricordo che se andate in via Torino a Milano, negozio OVS, che è uno dei più completi della zona, negozio Victoria's Secret, se vi piace quel tipo di intimo, però i prezzi sono molto Bijou Brigitte, Cappello Point. Poi oltre a Bijou Brigitte abbiamo l'Accessorize, poi lì adesso c'è anche il negozio della Desigual, se vi piacciono molto le borse della Desigual, io ne voglio prendere qualcuna. E poi oltre a questo abbiamo un negozio Geox, se vi piace la comodità e le scarpe belle fatte bene per non ammazzarvi i piedi. E che cos'altro vi posso dire? C'è anche una profumeria limoni e
E cos'altro vi posso dire? Beh, via Torino, diciamo, per dire la sincera verità, è una delle vie dello shopping. Più che altro low cost. C'è anche il cost, ma c'è anche il low cost. E c'è anche il negozio della Kiko e della Carpisa, quindi come vedete molto low cost. E quindi vi consiglio, fatevi un giretto, guardate molto bene via Torino perché conviene soprattutto per le vostre tasche. Vi saluto, ciao a tutti.